E anche questa puntata termina tra le foglie morte nel quartiere Madonnella, però vi lasciamo con un sondaggio realizzato dalla redazione di Telebari. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Quale quartiere? San Pasquale. Sicura? Sicurissima. San Pasquale. Un aggettivo per definire il quartiere Madonnella. Popolare, vivo, eterogeneo e pittoresco. Da una parte è bello il punto perché è organizzato bene, ti trovi a due passi dal centro, sul mare, poi c'è tutto. Dall'altra non si sta tanto tranquilli. È un bellissimo quartiere che ha il vantaggio di avere ciò che gli altri quartieri non hanno, l'orizzonte del mare. Ecco, questa è una cosa bella che ha questo quartiere qua. Cosa manca? Cosa manca? Un po' di verde, giardini, spazi pubblici, qualche piazzetta. Maggiore pulizia. Il completamento finalmente di questo parco che manca lì al di là del passaggio a livello dalla ex Fibronit. Cioè questo quartiere ha bisogno di verde, di verde e di verde, non quello delle bandiere e nemmeno quello dei semafori. Un difetto e un pregio? Un difetto forse un po' rumorosa in alcune strade. Il pregio tranquilla, calma, una bella integrazione. Il difetto è il traffico caotico. Il pregio è che è vivo, è un quartiere vivo, ci sono tutti i servizi. L'ospitalità e la generosità di questa gente che si è integrata benissimo con tanti extracomunitari, questo è un vantaggio per questa comunità della Madonnella proprio. Presidente Mucciaccia, un aggettivo per definire il suo quartiere. E ce ne sono tanti aggettivi, uno il più multietnico, il quartiere dell'incontro, ecco, lo definirei così. Il quartiere dell'incontro e dell'accoglienza. Secondo lei manca ancora qualcosa? Manca molto. Questo quartiere è stato concepito, l'ho detto altre volte, in maniera futuribile dai fascisti quando lo costruirono, però lo concepirono come un quartiere monumentale dove c'era questo affaccio al mare, ma manca la vivibilità, manca il verde, mancano i luoghi di aggregazione dei cittadini, delle donne, dei ragazzi, insomma, quindi c'è molto da lavorare. Quindi, per concludere, un difetto e un pregio del quartiere Madonnella. Il difetto è quello che ho descritto prima, cioè la mancanza di luoghi di aggregazione fondamentalmente. Il pregio è l'affaccio sul mare, che ovviamente significa tante cose anche sotto il profilo culturale, dell'incontro, degli spazi, degli orizzonti, di tutto, insomma. Possiamo fare una promessa? Facciamolo, come no. No, ma io non sono abituato a fare promesse perché i politici devono soltanto operare. Una cosa che è già stata avviata, per esempio, è la riqualificazione di questa piazza, dove ci sono solo problemi burocratici che stanno impedendo la cantierizzazione, ma insomma oramai ci siamo, ma è quella a cui ci tengo più di tutto, è la riqualificazione dei giardini del lungomare, che dovrebbe diventare una passeggiata bella e non insomma questo degrado che lo contraddistingue in questo momento. Bene, grazie e buon lavoro. Grazie e grazie a voi come sempre. Dormo sull'erba, molti amici intorno a me, innamorati in piazza grande, e i loro guai, nei loro amori tutto sa, sbagliati e morti.